Andrea Spagna, sindaco di Frontino, il 12 giugno c'è la chiamata alle urne per una nuova elezione del Consiglio Comunale, elezione del nuovo sindaco. A Frontino c'è soltanto la sua lista candidata e questo suggerirebbe un percorso di discesa, ma poi nei fatti non è così perché bisogna anche combattere con l'affluenza alle urne. Percorso in salita, perché il problema dell'astensione c'è. Fortunatamente adesso hanno cambiato la legge che tolgono tutti gli iscritti all'AIRE, dunque i residenti all'estero, e questo ci ha agevolato parzialmente, però in ogni caso tocca, per essere valide le elezioni bisogna raggiungere il quorum, dunque questa è la nostra sfida, è il raggiungimento del quorum. Come si fa campagna elettorale senza uno sfidante? Come si fa? Si fa facendo, parlando con la gente, facendo vedere quello che uno ha fatto. Io ho 18 anni che sono all'interno del comune, prima da assessore e poi da sindaco, in un percorso che inizia molto prima. Secondo me questa continuità di questa amministrazione che governa questo borgo da più di 50 anni, qualcosa l'ha fatto, dunque facciamo parlare quello che abbiamo fatto più che altro. Frontino è un piccolo microcosmo, ha delle peculiarità importanti e diciamo nei prossimi 5 anni mi piacerebbe raggiungere alcuni obiettivi. Il primo è quello di essere un comune 100% bio, siamo molto vicini, però dobbiamo puntare sempre di più sulla qualità per differenziarci, e la qualità nostra è a livello di agricoltura e il biologico. Ci siamo quasi. E nei prossimi anni mi piacerebbe raggiungere questo traguardo. Poi dobbiamo dare sostegno alle nostre attività, artigianali. E recentemente è nata una cooperativa agricola sociale nel nostro territorio che fa produzione di insaccati, e ha aperto una fattoria didattica, fa tante attività. E questa è la dimostrazione di come si possono fare attività e economia nel nostro territorio. Dunque bisogna incentivare sempre di più questo tipo di attività per attrarre nuovi abitanti. L'obiettivo è quello. Poi dal punto di vista turistico, Frontino è un piccolo gioiello, abbiamo 16 strutture turistiche, dunque bisogna continuare nella promozione del nostro territorio per valorizzarlo sempre di più. Ricordo che noi siamo uno dei pochi comuni della provincia di Pesaro ad aver ottenuto le due certificazioni più importanti per i paesi dell'interno, che è la bandiera arancione e i borghi più belli d'Italia, e questo nel corso del tempo ci hanno portato anche ad avere numeri importanti di presenza turistica.